Non ho mai fatto dei giri in kayak in vita mia, solo canoe. Ma loro vanno in sup e io vado in kayak per fargli le riprese. Però vabbè, in qualche modo ci arrangeremo. Uno di fronte all'altro. Quindi prima si fa il saluto da sumo. Bene. Anche un concorrente deve toccare il polpaccio dell'altro concorrente. Bene. Il kayak è una figata e questo lo sapevamo già, non c'è bisogno, lo dicevo io. Stare appresso a quelli che fanno sup col kayak e fare anche le riprese un po' meno. Vieni che facciamo riprese di noi che cazzeggiamo sul sup e tu ci segui col kayak. Sì, il tempo che tiro fuori la telecamera e fare la ripresa sono a 50 metri e io cosa piglio a 50 metri? Comodo! Il perno non è altro che una manovra per spostarsi in maniera agile e veloce attorno a una boa, se si tratta ad esempio di una sub race, oppure intorno agli scogli in maniera agile in caso di situazioni critiche come in mezzo alle onde. Alterniamo sub e kayak, cerchiamo di creare un po' di scenari dove ci divertiamo, impariamo, ci esercitiamo, sia per quanto riguarda la sicurezza che per quanto riguarda la tecnica. E girando sotto costa in questo modo uno passa proprio non solo da uno scenario pazzesco a un altro completamente diverso nel giro di 300 metri, ma sembra proprio di cambiare epoca quasi da un minuto all'altro. Cioè passi tipo dal medioevo a, che ne so, della Scozia alla costa californiana degli anni 90, roba fuori di testa.